questo è l'anno della maturità di Stefano Sharawi. Guarda, ti dico, non lo dico perché nella mia carriera è sempre stato così, un po' di esaltazione all'inizio, un po' di alti, un po' di bassi, per cui voglio concentrarmi su quello che è il presente. Ho sempre pensato che nel calcio le cose cambiano veramente molto rapidamente, per cui è importante avere equilibrio e proseguire sempre per la tua strada. Io diciamo che ho sempre preteso tanto da me stesso, quindi la pressione diciamo che me la mettevo da solo, ma ci ho sempre convissuto, per cui ho sempre cercato di lavorare in maniera seria, di dare tutto per quello che è il mio lavoro e per la Roma. Cross per l'inserimento di El Shaarawy! Non sbaglia il faraone! È un'esultanza che ho fatto per il mio migliore amico, che quando è partito per l'America, lui è andato a giocare e studiare là in America, e quindi mi ha detto quando farai gol io non sarò allo stadio a vederti, fai questa cosa. E io ho detto va bene, e gli ho promesso. Un ragazzo che sta vivendo un momento che tu hai già vissuto in passato al Milan e forse tu l'hai vissuto addirittura in maniera ancora più esponenziale, è Nicolò Zaniolo. Sì, sei praticamente catapultato in un altro mondo, in un'altra dimensione, hai gli occhi addosso di non solo di tutta l'Italia, ma di tutto il mondo. Quindi è importante secondo me gestire un po' e trovare quell'equilibrio, no? di non troppa esaltazione e lavorare su te stesso, lavorare soprattutto sulla testa, perché poi le gambe in questo periodo qua vanno da sole, ti senti veramente un animale fisicamente. Gli ho dato un consiglio extra calcistico, perché cambia anche la considerazione che ha di te la gente, si aspetta tanto, ci sono tante aspettative, per cui devi essere bravo a gestire questi tipi di dinamiche. Io punto sempre sul fatto dell'umiltà, di rimanere umili e non esaltarsi troppo, perché come ho detto prima le cose nel calcio, adesso sei un campione, il giorno dopo ritorni nel baratro, diciamo, e quindi devi sempre avere un certo equilibrio. In un'intervista con Lorenzo Pellegrini, scherzando gli dicevi: una cosa che prenderei di te sono 4 anni in più di carriera, ma lo faresti per rivivere qualcosa di bello che hai vissuto o per rifare qualcosa che rifaresti in maniera diversa? Per rifare qualcosa che magari rifarei in maniera diversa, o semplicemente anche per vivere il calcio, perché il calcio è sempre stata la mia vita, lo è tuttora, e io dico sempre che fino ai 20 anni mi faceva piacere festeggiare i compleanni, adesso un po' meno, però ho sempre 26 anni, quindi non è che sono un vecchio. Io prendo sempre l'esempio di Kolarov, che è un giocatore, un professionista, che arriva sempre per primo in palestra, lui così come De Rossi, che sono quei punti di riferimento, no? Da cui prendi tante cose positive per quanto riguarda il lavoro, e credo che quella sia la cosa più importante.